Bentornati su ManaTube, io sono Spec e questo è Damian. Ciao a tutti. In questo video torniamo al consueto appuntamento delle nuove carte Commander, dell'edizione Commander che c'è tutti gli anni e parliamo di che cosa, Damian? Parliamo di Strixhaven, nuovi comandanti principali, tante cose belle dopo la sigla. Come dicevamo, comandanti, commander di Strixhaven, quelli principali, i primi 5, quindi state connessi, ce ne saranno anche tanti altri in tanti altri video. Però vi ricordiamo prima di passare alla fase principale del video che con un'iscrizione, un commento, un mi piace potete supportarci, possiamo fare meglio questi video, possiamo darvi dei video molto più carini, spero. Sì, assolutamente. Col vostro supporto e il vostro amore possiamo fare ancora meglio. Esatto. Tornando alla fase principale del video, però appunto, comandanti di Strixhaven. È arrivato il Sì. momento dell'anno, aspetta. Sì. È arrivato il momento dell'anno e partiamo da una coppia di colori, diciamo, idolatrata in questo periodo, che è il verde-blu, e abbiamo Adrix e Nev Twin Caster, che è un tritone mago 2-2 che entra a 4, 2 qualsiasi, uno verde e uno blu, che ha Ward 2, che poi vi spiegherò cosa vuol dire, e dice che se uno o più pedine stanno per essere create, invece ne crei il doppio, uno o più pedine, esatto. E Ward è una nuova parola utilizzata in Magic, vero? Ward Sì, 2, quindi ha un valore anche quel 2. praticamente una nuova keyword. Keyword, esatto. Quando un avversario bersaglia con una magia abilità il permanente con Ward, questa cosa viene neutralizzata a meno che l'avversario non paghi 2. Quindi un tipo di protezione extra molto vicino antimalocchio, ma non proprio Un antimalocchio pochino più gestibile. interagibile, che piace l'interazione di solito nel gioco, Sì, diciamo quindi. che come comandante effettivamente questa cosa attira l'occhio, però attira probabilmente l'occhio ai giocatori di Commander il fatto che è un parallel lives con le gambe. Ah, E dici che ha fatto il suo? ha fatto il suo probabilmente, però è molto bello effettivamente il fatto che c'è una protezione, anche se ovviamente uno dice, però è nel colore blu che già si proteggeva da solo, uffa. Beh, dai, insomma, non è Però reciproco. l'effetto è molto 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 forte. Abbiamo provato a identificare alcune zone o almeno alcune aree di competenza di questo comandante per Sì. sfruttare al meglio questo effetto che sembra davvero fortissimo, Spec. Assolutamente. Beh, prima cosa, siamo nel verde-blu, facciamo pedine, cerchiamo di creare il più valore possibile con queste pedine. Ma vi immaginate un Helm of the Host con questa carta, dove non solo tutte le altre, ma anche lei stessa, in questo caso specifico. Dovete creare una funzione col seno e il coseno che tendono al finito e dopo avete la soluzione. Vero Davvero valanga forte. proprio, Sì, sì, valanga sì, sì. in poco tempo, perché poi ogni volta ci sono più effetti che triggerano, che Sì. mettono più pedine, davvero una valanga. Ha detto bene Spec, il valore è tangibile proprio in questo tipo di colori. Fable of Wolf and Owl, magari una carta che non Sì. conoscete tanto, vi permette però di avere molto più valore anche solo dal semplice lanciare delle magie, che sembra una cosa stupida, però semplice lancio, faccio dei lupi, faccio dei volanti. Ok, molto E bene. cominciano a diventare tanti, cominciano a picchiare ed è una carta fuori dal, diciamo, che non si usa spesso. In questo mazzo si valorizza, ma anche un God Pharaon Gift, secondo me, si può valorizzare. Valorizzi le TB, quindi non solo da carte che giochi, ma anche dal cimitero. Quindi pedine che possono venire dal cimitero con abilità interessanti che hai voluto. Esatto. Dopo anche Anche carte comba. come. Sì, Anche anche come il comba. Combat con Mist Syndicate Naga, che. Ti può permettere di fare ancora una pedina in più, che è un po' quello che fa la differenza per questa carta. Sì, Buona, perché ma dopo così. uno quando riesce a farlo, dopo fai qualche pedina in più, se qualche avversario è smarcato puoi prendere vantaggio. Nel momento in cui ne Ti fai dà quella 4, spinta, quella spinta. quando ne fai tipo 2, 3, 4 insieme, diventa davvero difficile da gestire. Sì. Forse addirittura conviene direttamente provare a ammazzare il comandante, dire vabbè, morirò di Mist Syndicate Naga, ma più lentamente, con Più più carte. lentamente. Ci sta, ci sta. Abbiamo visto anche effettivamente che potete provare non solo a fare tanto valore nel tempo, ma provare anche a fare tantissime pedine tutte insieme, Sì. copiare tante cose in massa.
Clone Legion è fatta praticamente apposta per questo mazzo, potete copiare tutte le creature di un giocatore. Sì. È un'esplosione di copie, aspetta. È il doppio del tutto. Cioè, è proprio l'avversario. Già ti darà noia perché gli prendi in poche parole le sue creature. No, però io ne ho il doppio. Cioè, Naruto sarebbe fiero di te. Oppure se vedi che ne hai già tantissime, tu dici, all in, ne ho ancora di più. Sì, tanto dice, sì. Puoi fare tutto. Sì, è proprio molto, molto bello poi da comando. Quello proprio. Che vuoi. Metto tante pedine tutte insieme. Ma dire doppio in sé ti apre la mente, diciamo sì. Così. Poi c'è anche Garruk Primal Hunter, che è una carta verde giocatissima, ti fa la tua pedina, bello, ti fa pescare, che è lì per quello di solito i mazzi, ma qua fa anche dei worm, fare le terre, giusto? Qua invece no, ne metti il doppio e insomma ti diverti. Molto cattivo. Anche un'ultima carta, Blade of Selves, che è sempre molto famosa per Commander, con Myriad, permette di fare il doppio delle token che attaccano, quindi doppi ETB, doppi creature, insomma, sì. Tantissime creature che attaccano a destra e a sinistra, non si salva nessuno. Che vengono comunque esiliate, perché è un replacement effect, quindi non è che dopo la copia in più ti resta, non facciamo però furbi quando con gli amici. Ad attaccare in 6 invece che in 3, cominciano ad essere sempre di più, è bello, è la pressione. Assolutamente. Poi abbiamo identificato alcune carte che fanno token di permanenti in generale, o comunque token in generale, tutti gusti più uno token, non so come definirlo. Dual Nature, te questa carta l'avevi? No. L'avevi mai vista? Non l'avevo mai vista. Diciamo che si sfruttano proprio bene gli ETB, contando il fatto che puoi fare più creature. Dual Nature sembra una carta abbastanza simmetrica, quindi effettivamente può sembrare una cosa bilanciata, dice lo fa anche l'avversario, però alla fine tu ne fai di più, quindi se avete le creature con ETB potete sfruttarlo molto di più dei vostri avversari. Oppure, come diceva Spec, ci sono anche altre carte, Bramble Sovereign di Battlebond, che effettivamente ti permettono di scegliere quando copiare qualcosa, e niente, copiarlo doppio è molto molto forte, cioè c'è poco da fare. Bramble Sovereign poi carta forte a prescindere. Sì, è sempre cresciuta di prezzo, sempre pian piano, fa la sua scalata, però, ma è buono. Forte. Insomma, gran bel comandante, perché effettivamente sì. L'effetto è molto forte. Forse un po' troppo semplice, cioè forte e grezzo. Forse, sì, dopo uno può, come accennavo, faccio pedine di cose strane e dopo fai così. Però alla fine, se si marcia con le token, le creature, ne metto tante, ne metto il doppio, insomma, forte e grezzo, ottimo. Forte e grezzo, direi. Un altro comandante, invece, è Brina, The Demagog, questo uccello mago 1-3 con volare, che entra con qualsiasi, uno bianco e uno nero, dice, ha un effetto particolare che dice che quando un giocatore attacca un avversario che ha più punti vita rispetto a un altro dei tuoi avversari, quel giocatore che sta attaccando pesca una carta. Poi dopo tu metti due segnalini più uno su una creatura che controlli. Quindi è un effetto effettivamente un po' strano, perché dici, lui fa cose e fa un vantaggio, ma anche io faccio un vantaggio. E già qua si sente proprio l'idea dell'effetto tipo politico sul campo di battaglia. Sì, perché quindi faccio pescare anche gli avversari, così io becco sempre i segnalini e mi faccio pescare gli avversari, un po' come faceva Edric, mi dicevi, oppure può assomigliare a una certa Timna, vista dal proprio punto di vista. Sembrano un po' aggiustato. Sì, sembra un po' aggiustato, esattamente. Dici bene, secondo me, perché Timna e Edric sono carte estremamente forti, questo sembra già più bilanciato, in modo da non sembrare troppo semplice abusarne, effettivamente. Sì. Attenzione però, perché abbiamo appunto, rileggendolo bene, non ha un testo immediato, se un giocatore attacca più avversari, di cui gli avversari devono essere i tuoi avversari, quindi è difficile che verrete attaccati voi, se attacca due avversari che effettivamente hanno più punti vita di un altro avversario, quindi probabilmente di se stesso in questo caso, potrà pescare due carte, e voi mettere però
quattro segnalini più uno più uno. Cioè, cominciano a diventare tanti. Poi se sei nel tuo turno e lo fai tu e pesco, segnalino, ale! No, tanta roba, tanta roba. Ma, quindi, diciamo, un incentivo al non essere attaccato c'è già, perché comunque metti sul piatto della bilancia il fatto che possano pescare carte. Ma noi abbiamo detto, perché limitarci a questo? Ci sono tantissime altre carte che incentivano ad attaccare gli avversari, quindi non tanto a non farti attaccare, secondo me è proprio un incentivo, tipo Vow of Torment, che in sé qui, a parte tutti i Vow, che però qua è per il God che ci interessa come tipo di carta, perché obblighi ad attaccare gli avversari e attaccando tu hai il tuo vantaggio costante dei segnalini. Esatto, God è proprio molto molto forte, appunto, come dicevi, perché potendo costringere gli avversari ad attaccarsi tra loro, tu comunque puoi gestire bene l'andamento della partita e gestire le varie fasi. Anche Bloodthirst Blade, che permette di spostare il God, in questo caso l'effetto di God su creature diverse, ti permette di bilanciare sempre. Assolutamente, e poi la spada non la puoi mai dare a una delle tue, tu dirai, ma perché ti sarebbe... però non lo puoi, io me ne sono accorto facendo il video. Però sì, molto... è politico proprio, si vede proprio la politica del gioco di Commander qua. E anche le maledizioni, le curse, che metti direttamente su un giocatore, qua abbiamo identificato la Curse of Disturbance, che è una di quelle di Commander 2017, che come stile è perfetto, perché... tu hai vantaggio quando vengono attaccati gli avversari, ma anche l'altro avversario stesso ha il vantaggio. Quindi è un pochino l'abilità che fa il comandante. Sì, incentivi ancora di più ad attaccare qualcun altro. E poi, oltre anche a Monarca, che Monarca ricordiamo sempre, dopo Commander Legends, molto più facile da trovare. Monarca spinge al combattimento, se si riescono a pescare ancora più carte, il desiderio è grande del vantaggio carte. Sì. Da fare. Ci siamo però chiesti appunto anche cosa fare con questi segnalini più uno più uno. Giustamente Spec diceva, il vantaggio carte è importante, però questi segnalini non possono andare sprecati su una creatura qualsiasi. Molto meglio, secondo noi, provare a sviluppare il proprio parco creature su creature che vengono ben ottimizzate da questi segnalini più uno più uno. Creature, ad esempio, con volare, come ad esempio Healer Shock o Ashbringer, molto buone. Poi hanno anche Lifelink, quindi comunque cominciano. Che non fa male Lifelink quando inizi a mettere dei segnalini. E esatto. Hai proprio detto creature agili ed evasive. Evasive anche in quello che può essere minacciare, insomma. Tra l'altro gli avversari sono incentivati ad attaccare, quindi hanno meno creature in difesa. Minacciare può essere anche forse un pochino più forte. Null Priest of Oblivion, tra l'altro, ha un power up, ma minacciare e sempre lifelink. Esatto, vedete come lifelink torna sempre, soprattutto perché lifelink diventa importante nelle fasi avanzate della partita, quando gli avversari sono anche un po' costretti ad attaccarti, perché diventi troppo forte, quindi riuscire a rimandare indietro gli attacchi e guadagnare vita, rimanere comunque attivo, è molto molto importante. Sì. Ultimissimo, sempre appunto per il lifelink e il first strike, ho visto in Lone Rider la carta perfetta, cioè è fatta apposta nel combat, io gli metto i due segnalini, mi diventa un 3, guadagni 3 punti vita giusti per girarlo e diventa una bestia enorme, cioè è davvero queste creaturine, questa tipologia, le creaturine ti dovrebbero dare già quando entra il comandante il vantaggio carte, perché attacchi le persone giuste, gli avversari giusti, e quindi insomma secondo noi così dovrebbe girare bene. Fa il suo, vero Damian? Sì. Altra leggenda, andiamo in Boros e abbiamo Osgir the Reconstructor, un 4-4 cautela che entra 4, due qualsiasi, uno rosso, uno bianco, che dice paga uno, sacrifica un artefatto, una creatura bersaglio che controlli prende +2/+0 fino alla fine del turno. Poi ha anche un'abilità attivata col tap che dice paga X, tappa, esili un artefatto con costo di mana X dal tuo cimitero e crea due copie di quell'artefatto esiliato, attiva questa abilità solo come una stregoneria. Però allora
Andiamo per gradi, direi, a questo punto. Tanta carne al fuoco. Un 4-4-34 con Vigilance, ok, solido, fa il suo. Come hai detto giustamente te, una creatura che ha Vigilance e un'abilità attivata che col tap è molto molto interessante, perché puoi permetterti di andare in combat, poi dopo fare le tue cose. Esatto. A me piace davvero davvero tanto il fatto che si è incorporato anche lui stesso come Sack Engine, ti permette effettivamente di dire ok, con lui posso già sacrificare e attivare la sua abilità. Quindi molto molto interessante. Ben dire, questa cosa la analizzi e la sottolinei sempre, questa capacità di avere entrambi i mezzi ed è importante, ed è davvero bella nelle carte, nei comandanti soprattutto. Sì. Poi c'è da dire, però effettivamente anche davvero molto molto bello come stile di mazzo, perché effettivamente sì. Boros con un tipo di idea di recursion dal cimitero non si vede molto spesso, quindi siamo molto contenti di vedere questo tipo di carte, vuol dire che comunque lì c'è un'idea dietro di tentare di sviluppare strategie diverse. E non siamo sugli equip. Cioè, esatto, siamo finalmente sugli artefatti, cioè, abbiamo allargato il cerchio, cioè, non sono sui numeri primi, ma sì, sono sì, i numeri, cioè, è diverso, ok, si fa qualcosa in più. Però gli artefatti a zero qua fanno da padrone, cioè, sì, quindi pagando zero, tappando, un Lotus Bloom che era nel tuo cimitero, l'avrai scartato in qualche modo, ti entra come copia, due copie, quindi fai sei mana. Hai due Black Lotus. Così suonava meglio, è vero? Hai due Black Lotus. Neanche in vintage. Esatto. Black Lotus. Poi le carte a zero sono tante, cioè Mishra's Bubble è un'altra carta molto famosa, anche Mana Crypt è una carta decisamente famosa e importante, oppure come diceva il buon Spec, le Terra Artefatto che permettono di rampare, quindi... Sì, Boros che rampa è sempre un piacere, una musica per le orecchie. Sì. Ma sì, è proprio davvero molto molto molto. Diventano dei Sol Ring, in poche parole, perché pagando uno hai un qualcosa che fa due mana. Bellissimo. Esatto. Le carte più forti vengono fuori, questo mazzo qua. Sì. Questo per fare vantaggio mana, perché abbiamo detto appunto, facciamo... Giusto. Questo è un'idea per fare vantaggio mana. Se volete fare vantaggio carte, ci sono gli egg. Sì. Mazzo egg, ma di quelli belli, non come fa il rosso blu. Volevo dire, no, mazzo egg bello. Golden egg, peschi, ripeschi. Si sacrifica da solo. Sì, fai anche quello che ti pare, poi vite, cibo, quello che vuoi. Ichor Wellspring. Oh, questa è la risposta a Boros per pescare a 6, cosa peschi? No, a 4, a 5. Peschi uno sfottio di carte comunque. Sì, perché Ichor Wellspring lo fa sia quando entra che quando esce. Quindi anche le copie dopo lo fanno due volte, diventa molto molto interessante fare valore con questa carta. Sì. Arcumastrolabe è un altro, forse l'egg più forte mai stampato, probabilmente. Mettiamoci ste terre neve e possiamo fare Arcumastrolabe. Dicevamo proprio c'è il value in tanti modi, perché abbiamo detto abbiamo fatto vantaggio carte, vantaggio mana, ora proviamo a fare vantaggio proprio con carte davvero forti. Abbiamo visto che ci sono vari modi per interagire con questo comandante e uno di questi è i turni extra spec. Abbiamo detto che Eugene's Nexus e Gonti Eder's Heart sono carte che, se riesce a far attivare l'engine di Osgir, diventa molto forte. Esatto, abbiamo visto che Eugene Nexus ha la particolarità che per fare i due turni devi avere i sei mana per poterti risacrificare subito l'altro Eugene Nexus, che essendo leggendario se ne sacrifica solo uno, e Gonti's Heart esattamente le otto energie che ti permettono di fare il turno extra parlando di Boros. Esatto, il Gonti Heart proprio ne entrano due, uno lo devi sacrificare, ma hanno entrambi il doppio trigger di lui stesso e un altro artefatto, e quindi hai otto energie, pam, turno extra, così dal nulla. Abbiamo anche detto appunto che era abbastanza importante, se volete, provare anche a sfruttare questa cosa dell'esilio, spec. Sì, esilio che di solito uno dice, vabbè, ormai è fatta, è andato in esilio, però c'è Karn, the Great Creator, che lui ti fa riprendere le carte dall'esilio o dal side. Noi non abbiamo un side, però se è stata esiliata, in questo caso, lo riesce a fare, oppure una ciliegina sulla torta di Damian. Pull from Eternity, la carta appena ristampata in Time Spiral Remastered,
carta che ti permette appunto di rimettere nel cimitero una carta dall'esilio. Se volete sfruttare molto questo tipo di carta, potreste provare ad esempio con Shattered Isochrono a fare un tipo di engine continuo. Sì. Ovvio, no. Che se volete puntare su questa parte della strategia ci può stare assolutamente. Dopo ovviamente abilità attivata. Ok, di solito io le abilità attivate voglio stappare la creatura per rifare l'abilità attivata, ma voglio anche fare l'abilità attivata subito, quindi Thousand Year Elixir è perfetto. Ma anche Mage Brightstone ti permette semplicemente di attivare una volta in più l'abilità, e poi stiamo parlando di artefatti, giusto? Quindi sì, possono essere... li puoi rifare, esatto. Cioè puoi provare, se vedi che il momento è propizio puoi sacrificarli, farne di più, quindi dopo avere molti più modi per attivarli, insomma molto molto valore. Sì, tra l'altro l'attivi, lo sacrifichi, lo riattivi varie... Cioè, fai davvero tante di volte, eh? Sì, lo sfrutti sì, bene. Sì, davvero, davvero tanta roba. Il prossimo comandante invece è Willowdusk Essensir, questo druida, driade, un 3-3 che entra con uno qualsiasi, uno nero, uno verde. Ha una sola abilità, praticamente tappando uno e tappandola, sì, puoi mettere tanti segnalini, più uno su un'altra creatura bersaglio, controlli, pari al sì, maggior numero di punti vita guadagnati o persi. Quello più grande tra i due in questo turno. Da te, esatto. E a sorcery. E a sorcery. Inizialmente ci avevamo un attimo detti, beh vabbè, un po' poco. Però non sì, è vero, abbiamo scavato e anche questo dà delle belle soddisfazioni. Spero. Sì, 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 è stato un po', ma non dico difficile, subito era... Bah. Però abbiamo detto, beh, si parte da 40 punti vita... pagherò qualche punto vita, insomma di margine ne ho, e quindi il Mischievous Portalgeist, una carta famosissima, sì, esatto, cos'è, un 1-1 che però ti fa pagare un punto vita per far qualcosa e che quindi puoi avere la possibilità appunto di avere un'abilità che ti fa pago 20 punti vita, gli metto sopra 20 segnalini più uno, diventa forte. Ma ci sono anche carte più, sì, famose. Ci sono anche carte molto più forti. Doom Whisper e Necropotence sono carte molto più famose di questa qua. Direi, però tutte queste hanno appunto questa peculiarità di essere un po' una strategia suicide, dove puoi pagare, sì, vita per effettivamente sfruttare un effetto del tuo comandante. Perché è molto più facile pagare vita rispetto che guadagnarne con ripetizione nel tempo a propria discrezione. Io decido di pagare tot vita e faccio cose. Ovviamente pagando vita potete sfruttare carte come Vilis, Broker of Blood, che vi permette di pescare anche tante tante carte, e ovviamente è una cosa consigliata, nel senso che avendo un vantaggio carte così grosso sarebbe un peccato, sì, non sfruttarlo. Abbiamo detto anche Gain Life, appunto, perché giusto, paghiamo tanta vita, vogliamo poterla usare molte volte questa abilità, altrimenti dopo due volte abbiamo pagato 20, ma dopo siamo fermi, ciao. È finita la pacchia, ecco. E appunto guadagnare vita con lifelink ci sembra anche il concetto più strategico, nel senso, ho messo segnalini, li ho messi su una creatura, diamo lifelink a questa creatura. Daspang Mentor, proprio, sì, un segnalino lifelink di una sì, con una creatura che lo metti nei TB, dicevi appunto, che permette di poterlo rifare con una recursion che, diciamo, il verde nero di solito, ecco, lo vediamo in questa... caratteristiche, sì, di recursion, esatto, invece qua è molto più incentrato sul Voltron, sul combattimento, esatto. Quindi il segnalino lifelink è perfetto da questo punto di vista. Anche Unexpected Funks dà proprio un effetto, certo, anche di attacco sorpresa, proprio che non te lo aspetti, sì, metto il segnalino lifelink, tac. È proprio, sono carte interessanti, perché proprio anche il, sì, segnalino rimane molto strategico. Ci sono anche altre carte molto più famose, partiamo sempre da quelle meno conosciute, ma dopo andiamo, sì, su, dai, Shadow Spear, che è una carta travolgere, lifelink, non si potrebbe chiedere di meglio per un, potenzialmente, sì, per un potenziale 10-10, per dire. Sì, sei voluto restare proprio leggero, eh. Sì, non ho voluto esagerare. Anche Whip of Erebos, esatto, da lifelink a tutte le tue creature, quindi comunque metti che l'effetto di decidere di mettere dei segnalini non è andato troppo lontano, beh, questa carta la dà a tutti quanti e stai tranquillo, sì, che di vita ne guadagnerai, direi. Assolutamente. Poi abbiamo trovato, anzi hai trovato, una strategia per fare mana infinito, giusto? Perché con questo, sì, Driadre Druido e Warhorse oppure Crystalline Crawler, giusto? Sì,
più Staff of Dominus oppure Umbra Mantle, giusto? Sì, diciamo che non è proprio immediata perché sembra una cosa abbastanza intricata. Però effettivamente mettere tanti segnalini sopra a delle creature a volte potrebbe anche sviluppare questa strategia. Warhorse e Crystalline Crawler, appunto detti da spec, rimuovono dei segnalini per fare mana. Per fare mana. Se riuscite a rimuovere abbastanza segnalini, potreste riuscire ad attivare Staff of Dominus o Umbra Mantle, per dire, e dopo rifare il processo tappando un mana, rimettendo i segnalini. Esatto. E quindi cominciare un percorso di mana infinito. Serve aver perso probabilmente almeno 5/6 punti vita. Oppure guadagnato. Giusto. Oppure guadagnato, certo, certo. Più difficile. Per riuscire ad attivare questo tipo di combo. Però riuscire a fare a mana infinito con delle creature che probabilmente potreste già volere nel mazzo, perché metterci tanti segnalini sopra effettivamente porta un valore, potrebbe essere una strategia vincente. E anche inaspettata, sì, visto che comunque sembra molto più incentrato sul combattimento questo comandante e non su fare questo tipo di strategie. Sì, però sì, strategia è di combo un buono, tre pezzi che in Commander si vedono e sono sempre valide, ecco. Poi c'è comunque il comandante in mezzo, quindi sì, esatto. Cioè combo tre pezzi col comandante, ottimo. Esattamente. Poi ovvio, siamo nei segnalini, i payoff con i segnalini sono tantissimi. Spin Crusher è una creatura particolarissima che ti permette di dargli imbloccabile togliendo un segnalino. Che è perfetto, cioè lo fai che diventare è grosso, gli togli, esatto, solo un segnalino imbloccabile, bip bip, brum. Sì, ed è fatta. Oppure il Mindless Automaton, sempre per il concetto di pescare. Sì, cioè, fare un qualcosa, sfruttare proprio tanti segnalini, dire ok, turno in cui non voglio pompare niente, ma voglio... Beh, magari lo faccio diventare grosso a prescindere con questo Mindless Automaton. Esatto. E dopo potrei anche dire di pescare delle carte, nel caso. Esatto. Se volete c'è anche il Fertilid che vi cerca delle terre, vi rampa, avendo dei segnalini sopra funziona sempre. Ecco. Per un nostro feticcio personale, hai un 20-20, perché attaccare? Prendiamo delle terre! Cercate dei Triomin, purtroppo col Fertilid non si può, però no, era importante ricordare lo sponsor principale di questo video. Niente, però davvero molto interessante questo comandante, perché sfrutta una strategia che, appunto, come dicevi Spec prima, verde-nero, molto interessante. Non è il solito Reanimator che si vede. Giusto. Invece, per ultimo, parlando proprio di blu, ma blu col rosso, abbiamo un comandante enigmatico, perché è Zafai Thunder Conductor, come si chiama lui? Thunder Collector, non si sa, ha tutti e due i nomi nella carta, notate questa particolarità. È un 1-4 umano sciamano, due qualsiasi, uno blu e uno rosso, e dice che ha Magecraft, un'abilità nuova, dell'edizione proprio, che si spiega da solo leggendola. Ogni qualvolta giochi o copi un istantaneo, una stregoneria, fai scry 1. E se quella magia costava 5 o più, fai un 4-4 elementale, rosso e blu. Se quella magia costa 10 o più, fai 10 danni a un avversario a caso. Okay. Quindi abbastanza lunga da leggere. E no, subito, almeno a me, non so se anche a te... come partenza, non sembrava fortissimo a me, nel senso che dici, cavolo, devo spendere 10 mana per fare cosa? Chi ce li ha 10 mana? Chi ce li ha 10 mana? No, non diamo mai per scontato, però ovviamente all'inizio, il primo acchito non è stato, il primo impatto non è stato proprio entusiasmante. Sì. In realtà però, provando a studiare un po' per trovare un comandante, sfruttare il comandante, ci è venuto fuori qualcosa di interessante. Sì. Quando lanci o quando copi, e vi ricordiamo ovviamente che quando lanciate una magia o la copiate fate i più effetti, si accumulano. Se lanciate una magia che costa 5 più, fate un 4-4, ma fate anche scry. Quindi che già questo ricordatevi, che non lasciate indietro lo scry, perché se avete Elijet, Crossroad, Augur, scry vuol dire pescare uno, ad esempio, per cominciare a farvi capire che già con un'altra carta si comincia ad andare avanti. Giusto. Però la parte molto interessante è il copy spec, perché copiare è molto più semplice
rispetto che lanciare tante magie che costano 10 una dopo l'altra, ecco, diventa un po'... Anche perché copiare di media non costa 10 o non costa 5 o più, cioè esatto. Basta avere quella magia lì oppure copiare quella magia lì, che non devi neanche averla lanciata te alla fine dei conti. E però ovviamente riuscire a copiare, che è la parte che abbiamo ritenuto più importante, è giusto, ma bisogna copiare secondo noi in modo continuativo, vero Damian? Sì. Abbiamo provato a dividerlo tra copiare nel tempo, cioè avere un meccanismo continuo, Double Vision, Swarm Intelligence, oppure il più famoso, Ral Storm Conduit. Sono carte che ti permettono effettivamente di avere continuamente la possibilità di copiare magie, quindi fare vantaggio, quindi già solo copiare le magie è molto forte. Se poi ti porti dietro un 4-4, fare dei danni, fare scry, è molto molto interessante. Bello. Oppure carte che ti permettono di copiare davvero tante tante volte, quindi o un meccanismo o qualcosa che è bam, esplosivo. In realtà Storm ci dà solo Mind Desire come tipologia di carta che non si limita allo scry, ecco, se si intende limitarsi allo scry. Mind Desire, insomma, metti davvero tante 4-4. Thousand Year Storm messo nel modo giusto diventa una quantità di copie assurda. C'è due Storm che non hanno Storm che sono molto interessanti, vero Damian? Sì, Echo Storm e Fury Storm sono carte di Commander che sono legate al numero di volte che ha lanciato il comandante. Molto molto belle le carte che copiano tante volte, effettivamente fanno un effetto davvero esplosivo, visto che The Fae si triggera tutte le volte che per ogni copia, quindi c'è proprio il rischio di fare uno di quei turni davvero pazzeschi da mazzo Izzet con tantissima mana esatto. E fare proprio qualcosa, una tempesta pazzesca. La tempesta perfetta, direi, in questo caso. Ci sono però anche tante altre carte. Esatto. Ci sono carte che ti permettono di copiare in modi diversi. Twinning Staff, mi diceva Twinning Speck. Staff. Sì. Che di Commander, dell'edizione Commander dell'anno scorso, che sai, copiare una volta in più non è che faccia proprio schifo in un mazzo del genere. O anche Stolen Identity. Esatto, che allo stesso modo, insomma, non è assolutamente, assolutamente male. Sì. No, perché Cypher, appunto, è una di quelle abilità che permette di copiare, cifrare, appunto. Sì, quindi. Potete sbizzarrirvi, vedete, ci sono anche altri tipi di carte, non è solo il puoi averlo messo sul 4-4 che avevi già, esatto. Poi il consiglio è sempre guardatevi su Scryfall le varie cose, cercatevi di fare il mazzo come intendete, come pensate. Un altro consiglio che mi hai detto tu, io ho detto, però, insomma, alla fine di 10 danni si muore con Poison, giusto? Esatto. Ma c'è qualcosa che dà poison? Grafted Exoskeleton è l'equipaggiamento che dà infect alla carta, quindi The Fae fa 10 danni e la gente muore così. Ecco, muore di infect, non poison. Old school. No, però poison sono i segnalini, quindi va benissimo. The Fae sembra proprio uno di quei comandanti che non ha un gran impatto, ma in realtà se costruiti bene creano un effetto di quelli che piace molto ai giocatori di Commander, quello che riesce a fare un effetto enorme. In generale direi che questi Commander, presi tutti insieme, sono particolari, nel senso che bisogna pensarci dietro abbastanza. Cioè non è un comandante che dici lo vedi, ok, si fa così. Qua c'è proprio una strategia, c'è una necessità di studio che è davvero davvero molto bello. Cioè è stato proprio bello farci interessante. Infatti è il bello anche di avere dei comandanti equilibrati così. Sì. Queste sono le leggende di Commander Strixhaven, Commander 2021. Le prime 5, ricordatevi che ci saranno anche altri video dove parleremo anche delle leggende secondarie. Quindi state collegati. Vi ricordiamo sempre che con un mi piace, un commento, un'iscrizione ci potete supportare. E vi auguriamo di rivederci al prossimo video di Commander qua sul canale. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Manatum. Alla prossima. Ciao.